Eccoci qua, buonasera a tutti, siamo qui oggi in questa nuova buon anno a tutti, ho visto già che siamo numerosi qui su YouTube e sono anche in versione quasi regista, insomma, oggi, eccetera, e vediamo, insomma, di cavarcela. Però dobbiamo mettere, come state probabilmente vedendo, il disclaimer. Che è importante, leggetelo, che ci tutela da eventuali situazioni spiacevoli, insomma, tutela. Io non lo leggo neanche, sappiate, insomma, che se nessuno vuole dare consigli di investimento, nessuno ha intenzione di non fate, anzi, assolutamente quello che faccio io, perché è molto rischioso ed è più probabile perdere che no. È un disclaimer molto molto particolarizzato. Dunque, abbiamo avuto il tempo di leggere il disclaimer e adesso eccomi qui visualizzato. Sono qui che sto anch'io imparando, ormai diventerò un bravissimo regista e sto facendo queste prove qui, se ci sono, speriamo di non fare degli errori. Dunque, la puntata di oggi, poi vedremo un sacco di cose, ha questo titolo, che io ho dato questo titolo, è la formalizzazione dell'informalizzazione. La formalizzazione dell'informalizzazione. Il che è un po' tutta la mia filosofia di trading, è un po' quello che in tanti webinar ho cercato di dire, però abbiamo l'esempio pratico tramite l'attività operativa che io faccio sui broker, di come mai sia quasi obbligatorio parlare di informalizzazione della formalizzazione. Cioè, cosa vuol dire? Io, un mio principio che dico sempre, quasi tutti i miei eventi che ho fatto, è un mio principio, ovviamente è una cosa che dice Tony e basta. No, Tony e basta, lo dicono in tanti, però uno di questi sicuramente sono io, è che non è possibile che esistano delle tecniche o dei trucchi o un qualche cosa nel trading che sia formalizzabile e possa garantire dei guadagni. Io di questo ne sono estremamente convinto. Quindi, questo, per chi segue questo tipo di corsi, è un'informazione che, se uno ci crede e la capisce, gli evita tantissimi inconvenienti, perché innanzitutto ti fa discriminare chi sono i ciarlatani da chi sono le persone serie, da chi effettivamente vuole fare passare dei messaggi che in maniera matematica non possono essere esistenti. Quindi, attenzione, perché? Perché qualsiasi cosa che uno voglia insegnare nel trading può darti anche degli insegnamenti molto positivi, è quello che provo anche io, però tutt'al più ti può cercare di metterti in condizione di vantaggio, edge, rispetto al mercato. Vantaggio in genere molto più sottile di quello che si vuole far passare, perché io ripeto, nel trading l'aleatorietà non è assoluta, cioè è quasi è decisamente prevalente, cioè i mercati sono imprevedibili. La capacità di ogni trader è cercare di superare quel livello teoricamente di 50% che esiste, perché ogni volta può andare su o può andare giù, meno altri costi occulti ma ben visibili, che sono le commissioni che alla fine si spendono, il capital gain, la simmetria informativa che è importantissima, il fatto che ci si può sbagliare, fare degli errori tecnici e il fatto che il mercato, appunto, noi non avendo informazioni andiamo sempre contro qualcuno che ha qualche informazione, che lui nel piatto sicuramente dal piatto del mercato sicuramente porta via dei soldi e quindi effettivamente è molto difficile guadagnare, ma non impossibile, non è impossibile, ci sono alcune probabilità, basta battere mediamente il mercato. Ma per battere il mercato non esistono dei trucchi.
Non esistono neanche degli algoritmi per me, degli algoritmi vincenti. Non esiste nessun corso al mondo, e mi venga uno a dire chiunque, in qualsiasi parte del mondo, che possa darti poi degli strumenti che ti garantiscano poi di poter guadagnare. Può darsi che il miglior corso al mondo, la miglior tecnica al mondo, ti aiuti a avere qualche probabilità in più, ma nulla più. Credetemi. E perché dico questo? Per le esperienze che sto facendo anche grazie a questi tipi di broker, di corsi di broker. Allora, andiamo a condividere la nostra famosa piattaforma. Vediamo se la troviamo. Vediamo se la troviamo. Chiaramente adesso mi è scomparsa, ma intanto andrò a cercarmela di nuovo. Ah sì, perché sono andato a aprire, ecco, io intanto vi saluto, i cicli di Toni, Cesare, ciao, Fellini, Giulio, è grande Giulio, non l'avevo mai visto, Paolo, ciao, Giovanni, lo conosco molto bene, salutiamo Marco Rossi, ci siamo conosciuti Marco a Roma, mi ricordo benissimo di te, so che non ti chiami così, però a memoria e via così. Poi ci siamo tutti, e Paolone, Paolone c'è sempre, Francesco. Su in alto e via così. Bene, saluto tutti. Dunque, vado a ricercare la mia posizione. Eccoci qui. Scusate, oggi imparerò pian pianino. Eccomi qui e condivido. Per ora credo di non aver sbagliato niente. Credo di non aver sbagliato niente e mi confermano che non ho sbagliato niente. Perfetto. Allora, vediamo la situazione. Vediamo la situazione che ho. Noi ci eravamo lasciati all'ultimo impegno di 20 dicembre, 18 dicembre, con un conto, vado a memoria, potrei sbagliare, comunque ci sono tutti i filmati, intorno ai 12.000, 11.8, 12.000, 12.2, non me lo ricordo, comunque eravamo intorno a quella cifra lì, sui 12.000. Avevo una posizione short di 4 o 5, forse più 5. Micro del Nasdaq e eravamo intorno, questo forse me lo ricordo, 12,850, 12,9 di Nasdaq 100, ok? Oh, benissimo. Benissimo. Adesso ovviamente do la mia parola d'onore, poi ci sono i signori di broker che possono testimoniare, loro non si giocano, certo la mia potrei giocarmela la reputazione, ma sono garanti i signori di broker, non ho fatto nessuna aggiunta di denaro, i soldi sono questi, addirittura come vedete in questo momento ho una posizione qui, una posizione short di FTSE MIB, eccola qui, dove sto perdendo la bellezza di 1.100 euro, comprensivo di questa perdita, insomma, ero a 21.000 e adesso sono a 19.7, comprensiva di questa perdita, per cui sostanzialmente ho di nuovo riagguantato il punto di parità. Addirittura, ve la scrivo, l'altro ieri, questo short l'avevo fatto l'altro ieri, ma l'ho lasciato qui, poi magari ne parliamo perché c'è una dissonanza sul FIB spaziale, quindi un qualche cosa di clamoroso. L'altro ieri, solo che appunto il mercato si muove in tal modo che il FIB non te lo lascia comprare perché a fronte di, non so, 10.000 punti di Nasdaq o dello Standard & Poor's, a fronte di decine e decine di record storici, insomma, vedo a 3.833 addirittura Standard & Poor's, il Nasdaq che saluta quota 13.255, abbiamo visto il DAX addirittura 19.96, insomma, a fronte di robe impetuose, il FIB effettivamente fa un po' di fatica. E questi sono un po' i miei concetti che guardo l'Intermarket è a mio avviso, se uno può comprarlo per rivenderlo domani, ma è una posizione che tengo stravolentieri al momento. Quindi sono risalito da 12.000 euro a 21, per poi riscendere a 19.7.
Dico, come è possibile? Abbiamo lasciato Tony. Era là insaccato a 2,19 con 4-5 micro, col suo bel sistema avvolgente. E come è possibile? Beh, nell'ultima puntata che abbiamo fatto era un po' seccato, effettivamente. Ho anche detto basta con questo sistema. Mi sono rotto, proprio detto, forse ho detto anche la parola un po' volgare, mi sono rotto le balle e non lo faccio più, lo chiudo perché sto perdendo del tempo. Perché mi ricordo le parole, sono circa queste, cercare di formalizzare un sistema, non riesco a agire come so fare. Perché? Anche io sto imparando con voi. Ho voluto, a parte che ho sbagliato completamente la view, perché se da 12 mi va a 13, 250, anzi abbiamo iniziato la seconda parte proprio qui in un webinar di ottobre a 11, 8 e 34 il primo micro. Per cui se da 11 e 8 ti va a 13, 250, puoi essere mago Zurlì. Ma evidentemente si perde fino a un certo punto. Cosa è successo? Avevo però indicato, dico, certo che si può perdere. Se uno sbaglia la quota 18, 12, 8, 12, 9, non mi ricordo, dico a quel punto smetto. E poi all'ultima puntata dico, vabbè, adesso lo chiudo, sto sistema qui e provo a fare il mio gioco, quello che faccio abitualmente senza in posizioni dettate dal fatto che tentavo di formalizzare un qualche cosa. Quindi era un cavallo tarpato che, pur sbagliando tutta la view, mi accorgevo che per avere il quadretto, sono sincero, carino, e seguire grosso modo le regole che mi ero posto, che effettivamente potevano funzionare, però se sbagli la view, no, ovvero di continuare col sistema avvolgente 3, 4, 5, 6, riscendere di 50, insomma, eccetera. Ero lì imballato e mi muovevo pochissimo, mi muovevo male e quindi sono ricaduto nell'errore di voler formalizzare una regola, possibilmente con buone chance di essere profittevole, il che non lo escludo neanche adesso. Se uno sbaglia completamente la view, è ovvio che un sistema che però mi tarpava, cioè mi levava quella elasticità di interpretazione minuto dopo minuto che io usualmente ho sul mercato. Quindi qualcuno l'ha anche visto, tipo un po' prima della Befana, insomma il Nasdaq era risceso parecchio, era andato a 12,5, adesso non mi ricordo, e avevo sti 5 gioielli che guadagnavo 5-6 mila dollari, 5 mila perché avevo un prezzo di oltre, qualcuno l'ha visto, gliel'ho fatto vedere qualcuno che è in questa chat, avevo oltre 13.060 mi sembra di prezzo di carico, valeva 12,470, fatto anche 12,470. Avevo 6-7 mila, 6-7 mila dollari di gain e non l'ho chiuso. Non l'ho chiuso perché avevo detto 1.000 che volevo fare i 1.000 punti, quelli fatti a settembre-ottobre, quindi ero legato da questa sorta di promessa, anche la bellezza di fare 1.000 punti mi è piaciuto tantissimo, mi è andata bene una volta, non mi andava bene una seconda. Quindi ho decisamente stravolto il metodo. Cioè, dopo l'ultimo webinar sono stato altri 3-4 giorni a cincischiare. Poi, quando a gennaio, il 7, l'8 gennaio, si è ritornato tutto sopra i 13.000 che hanno fatto il record quel venerdì lì, 2 venerdì fa, hanno fatto, era l'8. 9, direi vado a vedere intanto nel calendario che vi do le date, ma poi dopo anche vediamo. Non è che direi l'8, sì, l'8 di gennaio. Ho detto basta, chiudo tutto. Ero rimasto con 10.200, 10.200. È rimasto tutto e chiudo. Quindi mi sono messo a commissioni ordinarie a fare un sacco di operazioni per cercare di massimizzare. Per cui andiamo a vedere un po' di eseguiti,
Mettiamo tutti, io non ho segreti, vediamo le date e le date precedenti. Ecco, vedete già, ecco, il numero, queste sono solo le operazioni che ho fatto ieri, per dirvi, le teniamo lì, vedete che l'ordine cronologico 1908, 1914, mi sono messo ieri sera a fare delle operazioni. In genere sempre meno, meno, più, più, meno, più, più, meno, più, più. E queste solo ieri. È a commissione ordinaria, sono le commissioni, per cui avrò speso onestamente di commissioni, ho speso. Sicuramente mi converrebbe non pagare le commissioni e fare queste cose gratis. Ecco, ma tanto di più. E questo solo ieri. Mi sono messo solo ieri. Vediamo date precedenti. Ecco, vedete qui al 18 mi sono messo a fare anche delle operazioni sul FIB. Ecco questo qui, però vado giù abbastanza violento. Vedete qui mi è rimasto un rimasuglio di 3 FIB a 3,95, uno l'ho preso a 3,80, uno l'ho preso a 4,45 e quindi mi è rimasto un ultimo. Però vedete sempre meno più, meno più, meno più, e questo è da importante da vedere. Io le lascio, poi le scorro piano, che se uno se le vuole studiare sono importanti da vedere. Vedete la frequenza, dico, sti micro non mi appartengono, cioè sti micro non puoi convertire un trader, cioè questa è una lezione di come dire, è una lezione verità di come, che poi arriviamo alla morale, che per me insegna molto, di come un cavallo, di come il trading uno se le deve tagliare come l'abito il sarto. Come andare a comprare un vestito da sarto. Sono quelle cose che si dicono. Il trading non puoi cercare di andare fuori alle tue abitudini per applicare in maniera pedissequa una regola, perché ognuno di noi ha delle propensioni psicologiche e delle caratteristiche emotive, di money management, di caratteriali, di view, eccetera, che se vai a clonare esattamente, delle regole non si può vincere. Non si può vincere, ma non perché quelle regole siano sbagliate, quelle regole ti possono portare anche un leggero vantaggio competitivo. È perché è l'adattamento della propria personalità e del proprio carattere che deve essere in funzione di regole che devi poi cercare di regolare su te stesso. E questa è la prova provata di quello che mi è successo. Cioè, io ho cercato in buona fede, perché io non è che nella mia vita sono un master trader, lo sapete benissimo. Mi hanno chiamato e cerco di fare qualche cosa di carino, dei miei ragionamenti, che per me sono oro colato, in maniera immodesta. Se uno segue tutte le mie tappe, impara un casino, cioè di esperienza e di mentalità. Poi non è che imparare a tradare, sicuramente eviti degli errori e puoi anche imparare a tradare, però quello secondo me chiunque di voi, me compreso, può andare dal grande campione mondiale, se parliamo almeno di trading discrezionale, magari a me fa un effetto, a un altro che è più brocco di me gliene fa un altro e l'altro diventa bravissimo, oppure qualcuno con me effettivamente migliora, qualcuno con me mi guarda e dice no, 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 specialmente quelli che sono già da tempo, e non ne parlo, e ne parlo bene, impegnati con l'analisi tecnica, per cui hanno un modo di ragionamento, di ragionare le entrate, la forza, eccetera, che può dare dei risultati, e sente me e dice, oh, quello lì va di pancia, quello lì tira caso il cavolo, tira caso il cavolo, perché qui sono tutte le operazioni. E sono qui, sempre meno più, meno più. E io ho subito da 12,8 a 13. Comunque, andiamo ancora a vedere date precedenti. Ah, ma le ho tutte, le faccio vedere. Ecco qui del 15, per cui vediamo meno più, sempre meno più, meno più. Le scorro. Ecco, vediamo qui col DAX, dato 1 a 16, uno ripreso a 7, dato a 22, uno ripreso a 14. Le ho vinte tutte. Facciamo prima, avrò fatto 300 operazioni, credo di averne sbagliate, solo le prime sul FIB l'altro ieri. Le ho prese tutte, fa 300 su 300, sono qui. Questo
ho venduto una call a 17 e mezzo, strike 3765, che poi sono andata a ricomprare il sottostante a meno. Poi vedete, ah no, eccola qui, questa l'ho fatta venerdì scorso, la stessa call, l'ho presa 2,5, ma ragazzi, tra 17,5 e 2,5 ci sono 15 punti di differenza, sono $750. E poi meno più, credo di averle indovinate tutte. Cioè, queste qui. Andiamo, c'è i filmati. No, perché sono scarso. Allora, qui per i cavoli miei ci ho messo la grinta, e via, queste sono quelle del 14, sempre meno, più, guardatele, adesso non possiamo fare, ve le dico tutto lì, però vedete, ecco, qui è il giorno, vedete, ogni tanto prendevo dei micro, però mi annoiavo con dei micro, e qui sono tutte le operazioni. Andiamo ancora avanti. Vediamo l'operazione del 13. Qui sono partite col FIB. Meno, più, vedete qui, meno 55, ho comprato a 500, poi ne ho dato un'altra a 5,95, l'ho ripresa a 5,55, cioè c'è tutta una logica di sistema avvolgente, ma non predeterminata, le logiche sono sempre le stesse, poi via, passiamo sulle minima, quelli grossi, quelli da 6 euro a commissione, pim, pam, andiamo pure. Stesso discorso qui con dei gran fib, aspetta, le tengo che se uno vuole vederle, e queste sono quelle del 12, andiamo ancora avanti. No, ma mi ero un po' arrabbiato, ecco qui l'11, ecco qui ho chiuso con sti micro, qui a un certo punto li ho presi, ho detto basta sti micro eccetera eccetera, e cominciamo, vedete l'11, sì, vedete, guardate quante operazioni l'11. Guardate quante operazioni l'11, e poi andiamo avanti, ancora date precedente, l'8, tutti i giorni, tenete conto che onestamente qui è circa il 20% della mia attività, cioè poi ho altre tre piattaforme, lo posso dire, ma qui adesso mi sono un pochino più impegnato, però su quell'altra vi faccio molto. Poi vediamo il 6 me lo ricordo, era il giorno dell'assalto a Capitol Hill, il 4, quei giornali, questo qui, vedete qui forse mi avevano insaccato, però poi ho rimediato, e poi il 31-12, figurati se l'ultimo dell'anno non si fa qualcosina, guardate quante ne ho fatte, l'ultimo dell'anno, tutto, sono un casino, tutto è un casino, poi il 30, poi ogni tanto ci sono delle opzioni, e poi il 29, andiamo avanti, ecco, inquadriamo queste qui, ecco qui ci ho venduto anche una put, anzi due, opero molto con le opzioni, il giorno prima di Natale, secondo voi il 24 ho fatto qualcosina? Beh, qualcosina si fa sempre, qualcosina cosa ho venduto? Adesso non me le ricordo neanche, ah sì, avevo venduto e riacquistato delle call sul mini, il 23, adesso io faccio sta roba perché se uno vuole, c'ho le prove provate, vedete che ogni tanto vendo anche delle put a difesa dei micro che avevo, perché ancora il 21 avevo ancora le mie posizioni, però ho cominciato a darle via. 18, e poi siamo arrivati sostanzialmente alla, ecco, il 18, 17, diciamo siamo arrivati alle puntate che mancavano. Per cui direi che a partire dal 2-3 gennaio, io so che ero a 12.000, perché mi serve per il capital gain e devo andare a recuperare questi 8.000, ho fatto lo screenshot e insomma, e sono arrivato a 21 l'altro ieri, adesso sto in sacco, tanto vediamo se ho delle comunicazioni, no, tutto perfetto, vediamo. Allora, voglio ancora andare a vedere, perché è giusto che si sa, ma non è un'esibizione che sia un bravo, no, sono un somaro, perché faccio il coso, sono pari, non c'è da stimarsi, sono pari. Devo dire che di commissione ho speso
Se fatico, una roba mostruosa, cioè, una commissione sono riuscito a ripagare. Vediamo un attimo. Ecco, intanto, vedete il mio conto, c'è un altro trucco, se uno vuol fregare, che qui ti fanno tutti i riassunti, i broker, ti fanno tutti i riassunti. E voi vedete del riassunto, ti dice, oggi stai perdendo 1055, perché? Perché il risultato che stai ottenendo oggi, che sono stato fermo, rispetto al riferimento del FTSE MIB di ieri, allora il FTSE MIB ieri era a 22.399, per cui 22.004, adesso vale 6,10, sono 210 punti, per cui 211 punti e 211 punti, fate voi i conti, 200 punti sono 1000 euro, 211 1055, per cui è il risultato che sto facendo. Per cui l'odierno, poi sui future sto perdendo questo, però vinco tutto sulle opzioni. Sostanzialmente, infatti, sono pari perché sono partito con 20.000, adesso 19.7, sono pari, compreso qualche migliaia di euro che ho speso di commissione, e sono pari perché qui io guadagno sulle opzioni? Perché io ho il mio stile, le opzioni le vendo e non vado mai a ricomprarmele. Un gentiluomo le lascia scorrere. E le fa morire in scadenza, e quindi qui facendole morire proprio per motivi contabili, quando lui ti segna come se l'opzione l'avessi incassata, perché come funziona il sistema americano? Quando mentre quello del FIB alla fine la camera di compensazione, se io sono short a 200 e chiude a 300, per cui perdo 100 punti, ti levano dal conto 500 euro. Con gli americani invece ti consegnano il sottostante, cioè il future, la notte o la mattina dopo. Io la domenica sera, ad esempio, siccome le opzioni scadono il venerdì, la domenica pomeriggio mi inseriscono il sottostante al prezzo dello strike. Ok? Quindi lasciandole morire tutte. Ovviamente con le opzioni ho vinto tutto, perché quello che incasso è opzioni del FIB, opzioni del Standard & Poor's, opzioni del Nasdaq, e le ho incassate tutte. E poi dopo mi devo arrangiare con i sottostanti. Ecco, per cui i sottostanti ovviamente sei sempre penalizzato in questo gioco qui, perché evidentemente o l'opzione, io avete visto, prendo delle opzioni da 26 punti, 15 punti, 40 punti e poi tutte che scadono il venerdì. A me piace il venerdì operare sulle opzioni in modo da non avere dei blocchi di liquidità, perché purtroppo le opzioni, effettivamente, essendo qui margini eccezionali per l'infraday, mentre per il notturno, se hai delle opzioni da più giorni, ti blocca un po' l'operatività, per cui tendo di farle solo il venerdì. Ecco, niente, dico questo, sono sostanzialmente in pari e quindi cosa ho tratto? Qual è l'insegnamento che ho tratto? L'insegnamento, che poi è sempre quello che vado a dire, che purtroppo, cioè qui faccio una controlezione, quello che dobbiamo fare nei trading è un lungo percorso solitario dove la miglior tecnica è una non tecnica, dove la miglior tecnica è un insieme di tecniche che tu hai acquisito anche tramite questi corsi, secondo me, o altre cose che posso dire da altri master trader che sono più capaci a formalizzare da me, ma non credete che questi abbiano il trucchetto, che questi siano imbattibili, che questi sono sempre perfetti, perché più uno è sempre perfetto, più è un cioccolataio, perché io mi posso permettere di andare sotto con un conto pubblico da 20 a 10, sono ritornata a 25, poi da 25 sono ritornata a 10, e poi faccio il conto pubblico. Però adesso mi sono un po' smollato da questa spada di Damocle che mi dava sofferenza di mantenere un protocollo del sistema avvolgente su una valutazione completamente sbagliata e quindi fortunatamente ho capito anch'io, avevamo detto che a 12,8, 12,9
chiudevo sta cavolo di operazione che non ne potevo più di avere di avere questi micro short, era una tortura, era diventato bruttissimo, mi sono liberato anch'io di questo fardello e quindi ho ripreso la situazione in base alle cose che mi piace più fare, anche perché i soldi sono miei, li perdo io, non me li ridanno indietro, e quindi di andare a spendere 20.000 per provare a formalizzare un qualche cosa che ovviamente sarebbe andato bene se ci avessi preso, non mi andava, anche perché ho la fortuna che io, non, anche se dico che va su o giù, ho un sistema, come avete visto, di, avrete visto 200-250 operazioni, dove pur con commissioni ordinarie, sono buone quelle di broker, riesco in qualche modo a rubare sempre delle molliche che cadono dal bidone della spezzatura. Ovviamente inseguo sempre una view, però è un qualche cosa che sono dinamiche naturali che vengono dall'esperienza, ma che io vi assicuro anche qui a casa mia ho fatto tantissimi corsi, li farò ancora con tante persone che sono anche qui. Ogni persona ha le sue caratteristiche e l'abilità del master trader sta a quella di cercare di esaltare le particolarità di ognuno e adattargli, se un po' lo conosci, le sue tecniche. Non puoi istituzionalizzare una tecnica globale valida per tutti, per cui è impossibile è la formalizzazione questa dell'informalizzazione. Io formalizzo che bisogna essere informalizzati nel discrezionale e, per carità, money management, tutte quelle parole belle che sono molto fighe, vanno bene. Ma alla fine, io che ne ho visti 300 di allievi che si mettono qui vicino a me, che mi chiamano, eccetera, ognuno ha le sue caratteristiche. C'è quello che non riesce ad andare contro trend neanche se gli sparano, è lì con l'occhione che e dopo un minuto, se gli sale ancora, sviene. C'è quello che se ne frega, c'è quello che invece vuole il top. Ognuno ha le sue partite. C'è quello che è sistematico e vuole vedere legge, vuole capire la logica di ogni cosa. Quello che vuole capire la logica su ogni cosa, c'è quello più estroso, quello meno estroso, ma non è detto che uno meno estroso non faccia vendere dell'estroso. Ci sono mille particolarità. Devo dire però che la miglior tecnica e non tecnica, che più ne sentite e più ne acquisite, più avete probabilità di ritagliarvi ciucciando un po' da Tony, ciucciando un po' da un altro, prendendo un po' da un altro, vedi un video, cosine che dico, cosine che dice un altro, alla fine vi è un adattamento, a forza di sentire queste cose, compreso questi webinar, che capite, questo webinar vi serve per risparmiare del tempo, perché così dite, oh, io ho una tecnica e quello lì ti fa vedere i fogli. Cioè, sapete quante ne ho avute io, di persone che mi scrivono, mi fanno vedere dei fogli Excel, delle tecniche. Io dico sì, guarda, milioni che hanno le tecniche segrete, milioni che con questa tecnica si guadagna. Ma allora perché? Cioè, ma è possibile avere, poter guadagnare con una tecnica oggettiva? Ma saresti miliardario, vai lì, c'è oggi Joe Biden, sei lì con Joe Biden e che gli tiri le banane in faccia. Ma ancora queste tecniche. Purtroppo, invece, te la devi costruire su te stesso. Non c'è niente da fare. Questo è il corso, non corso, più corso che esista. E quindi, e questo è un po' il concetto. Adesso vado a vedere se magari su YouTube c'ho qualche domanda. Allora, Paolo, c'è qui Fiore, effettivamente l'ultima, leggo l'una, c'è un signore che mi sta scrivendo, gli voglio anche molto bene, che è venuto qui 2 giorni e ha imparato tutto, ed è uno che, giuro, che può, lui ha capito la filosofia, il modello, lui ha capito, poi si è adattato per conto suo fa delle altre cose che non gli ho mai insegnato neanche io,
Per conto suo, ma ha capito la filosofia, sostanzialmente quello che è questa lezione. Ed è in grado, con dei metodi che non potete neanche immaginare, magari se mi dà la licenza un giorno facciamo la puntata anche su questo metodo, glielo chiederò, vi spiego il modello. Tramite questo modello qui, lui riesce tranquillamente, con un Nasdaq, giuro, a poter senza. Con un ordine, sempre se disciplinato, eccetera, fare 350, 500, 700, 800, 900, a seconda della volatilità, sostanzialmente credo pe possa perdere una volta su tre. Con un modello mentale, più o meno avete visto anche quelle operazioni, quasi tutte vincenti. Per cui, eccetera. Antonio Barocco, Antonio, ciao, non comprendo perché in Italia pochi trading operano con le opzioni USA. Ha ragione, Antonio. Tra l'altro. Io ci opero, avete visto questo qui, opero, ne faccio, mi piace molto quelle brevi, giovedì, venerdì, un giorno e mezzo. Molti dicono c'è poca liquidità, non mi piacciono perché sono distante. È una grossa cazzata. Uno degli altri miti che a me le opzioni USA non mi piacciono perché c'è qua. Ma che dite? Vi mettete al centro, c'è un gruppo di avari sul Nasdaq che se vale 100, 104, te ti metti a 101,95, a 102, fum, te la mangiano come il prosciutto, ma anche alle 2 di notte, le so tutte, perché hanno dei sistemi dove se gli regali 1 euro o 1 dollaro o 2 dollari rispetto al valore centrale del market maker, te le fanno, per cui si opera benissimo con le opzioni americane, condivido con Antonio, il mio amico. Marco, ciao. Tony, lo ascolterei tutta la vita. Grazie, grazie Marco, grazie, grazie. Marco, tu hai detto una cosa che tutte le persone che operano in maniera discrezionale, poi mi parli da 30 anni, per cui io nel 90, forse non lo sai te, ero a Piazza Affari a fare il procuratore Le Grida ed ero già un trader gridato. Chiunque ha un'esperienza, io ho tra il mio seguito le persone che operano. C'è una grande differenza tra il mio seguito e non il mio seguito. Io lo vedo, tutte le persone che mi seguono, magari qualcuno che vuole iniziare, gliela dà su dopo 3 volte. Chi opera e soffre tendenzialmente si riconosce, mentre perché non sono un formalizzatore, uno nuovo arriva lì, ma cosa dice lui lì? Mi ha detto il cugino della sorella, il cugino che quello è un metodo bellissimo con lo schemino e poi delle gran cavolate che mi fanno innervosire. Giovanni, sì, grazie Giovanni, molto carino, sì, grazie Giovanni, sì. Giovanni ha avuto modo di vedermi anche dal live tante volte, è vero. Conosco molto bene Tony, a me personalmente ha cambiato la visione. Grazie Marco, grazie. Beh, insomma, il grido del cavallo si è liberato. Il cavallo si è liberato. Non sapete che fatica che avevo presentarmi qui il mercoledì col conto rosso, con queste opzioni che non potevo chiudere. Però io ho questo carattere, sono uno di parola, per cui se voglio offrire uno schema, voglio in qualche modo. Prometto una cosa, tendenzialmente tendo a mantenerla. Poi, una volta che siamo arrivati a 12,8, 12,9, ho liberato il cavallo e via così. Grazie comunque. Grazie Arkham, grazie. No, sto leggendo tutto, sto leggendo tutti. Benissimo, insomma. Poi Cesare mi racconterà perché mi sono Fellini, perché sono Fellini, perché lui ha molta cultura, però io qui non ci arrivo. Allora, un'altra cosa. Già che ci sono, voglio spiegare di nuovo, perché ho fatto vedere una posizione, adesso che sono libero da quei cavoli di micro che non li reggevo, non li reggevo più, perché sono rimasto short di FTSE MIB. Ex ante, lo spieghiamo molto volentieri. Allora, adesso siamo qui, vediamo, perché oggi
Il FIB stamattina ha aperto coerentemente con quello che erano i parametri a 22.600, 22.595, 22.590. Ma c'era lo standard pure, ad esempio, là, sotto i 3.800, 3.793, 3.794. Il Nasdaq stava un po' ripiegando dai massimi, era 13.035, 13.040. Insomma, e anche i parametri in genere erano così. A un certo punto il FIB va come al solito, un po' su, un po' giù, un po' su, verso mezzogiorno si è trasformato. Cioè io che guardo sempre, boh, si è trasformato. E così vi do qualche trucchetto. Cos'è che è successo a questo cavolo di FIB? È successo che improvvisamente hanno dato dei colpi massicci ai contratti in area tra 5,40 e 5,10, molto importanti. Addirittura per due volte gli hanno fatto fare tre righe. Cosa vuol dire fare tre righe? Vuol dire che in uno scappellotto hanno colpito tutto il 5,10, il 5,5 e il 500. A un certo punto, da 5,10 hanno colpito tre righe del book in alto. Per cui non è che lo fa uno a caso, insomma, per fare quel colpo lì devi colpire almeno 70, 75, 80 e poi rinnovavano a chi emergeva dal denaro, che andava a comprare denaro e riemergeva. Questi sono colpi, secondo me, da scacco matto. E inoltre c'è stata una fase in cui il nostro FIB è andato da 22,545, mi sembra, fino a 22,460, 4,50, 4,70, 4,65, con un Nasdaq che non toccava i piedi per terra, cioè correva, correva come un assassino, è lì che correva, correva, correva. Stesso discorso, Standard & Poor's. E anche lo stesso DAX che sottoperformava a un certo punto il nostro FTSE MIB, effettivamente a un certo punto è risorto e il nostro era calpestato. Probabilmente è vero che c'era il titolo Enel che era molto, ma molto pesante, ma tutto sommato, guarda Stellantis, sto guardando adesso che è scesa, ma tutto sommato in contraddizione con quello che stava facendo il FIB. Poi la mia idea, poi magari domani è un altro giorno, ma vedremo poi giovedì, mercoledì prossimo, che evidentemente un Nasdaq 100 che ti fa la bellezza di 170 180 punti, perché cos'era? 13,60, 13,70, poi 13,80, poi ballava tra 13,80 e 13,85, poi 13,90, poi ha aperto, quindi 13,100, 13,110. Beh, con un Nasdaq in questa maniera qui è uno Standard & Poor's che conta ancora di più, perché evidentemente sappiamo benissimo che i book e gli ordini hanno una conseguenzialità. È una correlazione diretta con una correlazione diretta hanno con il FIB, cioè qualsiasi cosa voi sentiate, vi garantisco io che ci sono dei processori, delle macchine automatiche che nel giro di frazioni di microsecondi, all'aumentare dello Standard & Poor's o del Nasdaq, comprano quello che possono sul primo sulla prima offerta in maniera simultanea anche del FIB, anche del DAX e via così. Io che ho in genere 3-4 book contemporaneamente aperti, vedo tranquillamente che quando, ad esempio, stamattina alle 9.48 c'è stato uno spike spaventoso, andatelo a vedere su DAX, FIB, Standard & Poor's, Nasdaq, i quattro che seguo, spaventoso. Il FTSE MIB era 5,50, è arrivato a 6,25. Il DAX, vado a memoria, era 8,70, è andato a 9,30 massimo. Lo Standard & Poor's era a 95, è arrivato a 807,25,
3.807,25 e il Nasdaq era a 60, è arrivato a 90. 0,60, 90. Tutto in simultanea. Per cui non è che qualcuno aveva visto il doppio massimo, il l'Ikinashi o un pattern magico. Evidentemente un pattern mai è tutto insieme. Evidentemente o c'è stata una falsa notizia, dico falsa perché poi dopo 10 minuti tutto è risceso, o evidentemente c'è stato qualcuno che ha mosso l'indice principale, probabilmente lo Standard & Poor's, si è mosso, c'è stato l'effetto, quello che chiamo effetto catapulta, e tutti gli altri indici mondiali l'hanno seguita a ruota. Ok? Questa è chiara testimonianza, andatevi a vedere i grafici tra le 9.45 e le 9.50, chiara testimonianza che gli indici principali di borsa nel brevissimo, poi dopo si sistemano in base al valore dei sottostanti, nel brevissimo sono correlati direttamente. Queste cose dovrebbero insegnare, mica c'è una correlazione diretta, ovvero, la faccio breve, se a me mi dicessero: guarda che domani alle 11 del mattino lo Standard & Poor's andrà da 3,8,30 a 3,8,50 nel giro di un minuto, ti do questa informazione, ma tu puoi operare sul FIB. Ecco, io sono sicurissimo di fare un sacco di soldi. Capito questo? Perché molta gente che si è confrontata con me non lo sa sta roba, eh? Forza di guardare solo certe cose, certe trasmissioni, non lo sa. E dico: guarda che sta salendo lo Standard & Poor's, socio, ma io sto aspettando la candela dei 5 minuti che finisce. Dico, ma vabbè, lasciamo perdere. Quindi questa correlazione oggi non si è espressa sul FIB, che è rimasto incredibilmente a 5,40, 5,50 durante la galoppata, poi negli ultimi minuti, adesso non ha ritoccato neanche il record di stamattina, che era 6,25, non l'ha ancora rifatto. Con tutto quello che ha fatto lo Standard & Poor's e quello che ha fatto il Nasdaq. Questa è una chiara situazione di dissonanza che ha una validità di breve periodo, perché già, che però domani si potrebbe riflettere sul FIB, sempre che i parametri correlati direttamente al FIB non continuino a galoppare in questo modo, il che nessuno lo può escludere. Capite? Allora, quando io dico non esiste nessuna formula o qualcosa capace di garantirti qualcosa, ma è verissimo, perché evidentemente che io sia in edge, in una posizione di vantaggio, avendo shortato il FIB, ne sono certo. Ma è un vantaggino, perché evidentemente se sale tutto all'impazzita anche domani, nessuno lo può escludere, anche il FIB faticosamente si porterà magari a 22,8 e io perdo altri 1.000 euro. Tutto qui. Questo è un motivo che rimane negli annali. Vediamo qui. Sì, adesso ho capito, Federico Fellini, sì, hai ragione. Niente, tutto qui. Dunque, vedete qui il regista, mi è stato spiegato, effettivamente sono anche un regista, spero di essere andato abbastanza bene, e questo era un po' sostanzialmente la filosofia che volevo porre. Abbiamo altri 2 minuti, volevo riassumere, poi non... Penso che il messaggio sia rimasto chiaro. Secondo me, se ben utilizzato, chi mi conosce, vedo tanti, anche Giulio, saluto, Giulio mi conosce benissimo, il mio compaesano bolognese, un grande medico è rimasto qui con noi, mi fa molto piacere, Giovanni, grande. Beh, ho tutti i miei amici. Bene, 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 grande Giovanni. Anche Giovanni le sa queste cose. E quindi, ragazzi, quello che mi è venuto in mente è che una volta, cioè, sono cose che io ve lo dicevo, sto facendo degli esperimenti qui con voi. Io non dico che il sistema avvolgente, anzi, sono sicuro che sia un ottimo sistema, ma deve essere svolto con la tranquillità d'animo, che è importantissimo nella testa di un trader discrezionale, di uno che non sa che poi lo metto su YouTube con 600 visualizzazioni. Perché bene o male il mio filmato, adesso non siamo tanti qui, ma poi comincia a girare e sono lì tutti sperando, insomma, so bene come stanno le cose. E quindi ho una sorta di pressione
non indifferenti. Una volta che mi sblocco con queste regole qui, no? E questo è proprio quello che volevo un po' segnarvi. Molte volte ho indicato un video che si chiama A ciascuno il suo maestro, che sempre per la serie Ora parla Tony di YouTube, su YouTube, A ciascuno il suo maestro, lì spiego proprio bene, in 7-8 minuti, queste logiche qui, cioè dico attenzione, ognuno ha le sue propensioni, noi discrezionali è inutile che andiamo a incaponirci a spiegare delle cose, certo, perché anche qui Marco Rossi, che lo vedo, lui ha trovato la sua dimensione, pian pianino, a forza di sbattersi la testa, a fare delle altre cose, concettualmente sono le cose che gli ho trasmesso io, come concetti base, ma una tecnica che io spero mi dia il permesso, proverò a spiegarla, magari ci facciamo una puntata sopra, che è straordinaria perché è intrisa di elementi effettivamente che voi non potete neanche immaginare, perché è un po' come rubare, dico il trucco, è come rubare un po' dei soldi in ogni istante al mercato, sfruttando delle oscillazioni velocissime del Nasdaq, che tendenzialmente ha sempre questo andamento qui. E questo è figlio anche di un adattamento al suo tipo, perché lui, ad esempio, è una persona che ha anche 6 soldi. Se gli scappa via un future di 8-9 punti, soffre, non sa tenere una posizione più di qualche minuto, non c'è niente da fare. Può anche aver vinto 10.000 dollari. Il giorno prima lui, una posizione dopo 10 minuti, gli stanca, la soffre. Lui quando deve farle veloce, quindi c'è stato questo adattamento. Questo adattamento. E quindi effettivamente l'informalizzazione è una cosa sacrosanta. La frase, non voglio rubare niente a nessuno, la frase, la tecnica, la miglior tecnica è una non tecnica, è di Stefano Fanton, è una frase che a me piace da morire, lui lo dice, il mio ed è verissimo. Insomma, adesso vediamo se mi ricordo tutto. Ecco, dovrei essere a schermo intero. Mi sono divertito un casino. Domani abbiamo il disclaimer, eh? C'è il disclaimer, per cui non fate come me, però un bello short di FIB per 1 o 2 giorni, poi se domani non va, pazienza, è il colpo, verificheremo mercoledì come andiamo. Purtroppo, questo lo spiego, i broker ha dei margini fantastici. Avete visto che sono arrivato anche a avere 4 NQ, 4 FIP, cioè perché intraday i margini si espandono in una maniera prodigiosa e mi consentono di fare tutti i miei sistemi velocissimi di compravendita. Purtroppo le regolamentazioni internazionali obbligano i broker ad avere i margini di regola la notte, quindi se ho qualche cosa in più, pam, 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 me le chiudono d'ufficio, dice por garancias, te le chiudono, ti chiedono i soldi, quindi più di tanto non si può avere, ma sotto questo aspetto veramente io mi trovo molto 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 bene con questa piattaforma. Abbiamo fatto sta marchetta, però giuro, avete visto il numero che faccio, non è che non me lo invento, perché il vero segreto di broker, ve lo dico io, è il telefonino. Perché c'ha un'applicazione col telefonino che è una figata, che poi partono gli eseguiti, fum, più veloci, lo vedi, prima dal telefonino partono, ti mandano l'email, una cosa tutto buona, eccetera. Bene, bene, mi sono come al solito molto divertito, è stato un grande piacere per tutte le persone che siete qui presenti, e niente, vi voglio tutti bene e speriamo che domani scenda il FIB, fate lo short FIB, se c'è il disclaimer intanto mi ricordo, perché effettivamente oggi ha dato un segnale. Attenzione che le tecniche della dissonanza, potete trovarla nel motore di ricerca, è un qualche cosa, però è una tecnica di scalping, per cui quello che vedo oggi o vedo alle 4 magari può durare domani, però non è una mia idea. Anzi, come qualcuno sa, chi mi segue, il FIB
non mi dispiace, ecco, non mi dispiace per la sua composizione, eccetera, però oggi ha dato dei segnali abbastanza importanti. Bene, 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 bene. Vediamo se dovrei, io ho fatto il corso da regista, Federico Fellini, vi saluto, puntualmente vi lascio, spero di vedervi mercoledì prossimo, mi diverto un casino, grazie a